accomodi pure, si sieda. Lei è sempre sotto giuramento, avvicini bene il microfono, guarda che glielo sistemano. Prego, pubblico ministero. Non so, signor Presidente, signor Tribunale, se è il caso di procedere a porte chiuse, perché le domande verteranno sulla denuncia querela che voi avete letto e saranno abbastanza pregnanti sotto questi profili. Conviene con la Procura della Repubblica. Siamo concordi. Non so. Il Tribunale dispone che si procede a porte chiuse. Prego, se potete uscire dall'aula. Anche gli altri difensori siano pregati di uscire, gli avvocati. Rimangono in aula il pubblico ministero e i due difensori dell'imputato. Prego. Consulente e consulente si può rimanere? È il nostro consulente. Non c'è obiezione da parte della pubblica accusa, assolutamente. Per il consulente. Questo viene fatto a tutela del testimone. Non... Lei è il difensore della signorina Battilana, lo faccio presente al Presidente. Allora, visto che la disposizione viene presa a tutela del testimone, se lei lo desidera, il suo difensore può rimanere in aula se lo preferisce. Può rimanere, avvocato. Per quanto riguarda il consulente di parte, anche questo, visto che la disposizione viene presa a tutela della testimone, vogliamo capire se... Ma possiamo farne anche a meno, Presidente. Perché intanto, francamente, ho un consulente più tecnico di altri profili, quindi... Grazie. Allora, prego. Ambra. Signorina Battilana, lei l'1/12/2010 risulta, non so se direttamente, ce lo dirà lei, avere depositato presso la Procura della Repubblica di Milano questa querela, che io la pregherei di rileggere con l'autorizzazione del signor Presidente, salvo che lei non se la ricordi. No, non... Allora io chiedo l'autorizzazione, è un atto a sua firma. Denuncia? Sì. Prego. La riprendo un attimo in mano perché tenga presente il pubblico ministero che è acquisita su accordo delle parti, perciò mi raccomando, domande molto puntuali e precisi su piccoli aspetti perché possono interessare noi, perché francamente... Io l'ho letta con l'avvocato giorni scorsi, non voglio leggerla. Allora, prima domanda... Lei, quando ha depositato questa querela, che io le ho dato la data adesso, no? L'1/12/2010, sapeva che era affiorato, esploso il cosiddetto caso Ruby sui giornali? Le risultava? No, non mi ricordo, però non... Io mi ricordo solamente di quando ho visto il mio nome sui giornali. Ma Ambra, cerchiamo innanzitutto, la prego di non turbarsi, ci sarà da parte di tutti, il Tribunale è scontato, ma anche delle parti il massimo rispetto, questo è sicuro. Però, insomma, alcune domande le devo fare. Provi a ricordarsi, quando lei deposita questa memoria, la scrive, lei aveva in mente che era scoppiato il caso Ruby? Non l'avevo... ne ho parlato con un avvocato e c'era anche Daniele insieme a me, Salemi. Però non l'ho scritta interamente io. Chi l'ha scritta? L'avvocato, questo avvocato pugliese che conosceva Daniele, ma non ho più sentito da gennaio 2011. E cosa c'entra Salemi in questa vicenda? Cioè, perché c'è Salemi quando lei scrive questa querela? Perché l'avevo conosciuto questa persona... più o meno tramite Daniele, perché... Chi è questa persona? Paganelli o Ilario Gino? È un documento ormai acquisito agli atti, un atto acquisito. Tutti e due. Quindi tutte e due glieli presenta Salemi Daniele. È corretto, signorina? Sì. Ecco, risponda al microfono perché registra. Sì. Allora, quindi, diciamo, sulla qualificazione giuridica, cioè se si trattava di... sfruttamento, induzione alla prostituzione, violenza sessuale, lei non ha messo bocca, mi pare di capire, l'ha fatta l'avvocato. Sì. Però lei i fatti li ha raccontati all'avvocato. Sì, ho raccontato. È corretto? Sì, sì. Ecco. Allora, io poi l'ho firmata. Lei l'ha firmata. Bene.
Allora, lei in questa querela racconta una serie di vicende dolorose, per cui io personalmente le presto il massimo rispetto, però dice di aver avuto dei rapporti sessuali a pagamento con il signor Gino Ilario, è corretto? L'ho letto e infatti non è... l'ho letto adesso, non sapevo ci fosse scritto formulato così. Ma ecco, ci dica com'è andata allora, lei ha avuto rapporti sessuali con Ilario? Non erano rapporti a pagamento, erano rapporti obbligati, dove comunque, fidandomi di questa persona, sono venuta plagiata, comunque non ha, da in quel periodo lì, perché comunque ho avuto sempre problemi di denaro per la mia situazione familiare, e Daniele cercando di cercare degli sponsor per la sua realizzazione di questo continuo CD, mi ha fatto conoscere questa determinata persona. Senta, Mora lo sapeva che lei aveva un rapporto con questo signor Gino Ilario? No, non credo. Non lo sapeva. Lei raccontò a Salemi che aveva avuto, lasci stare adesso, poi glielo chiederò, se con violenza o meno, lei ha avuto rapporti sessuali con Gino Ilario? Sì o no? Sì. Sì. Salemi lo sapeva? Non so, sì, non so. No, cioè, si concentri un pochino, per favore, è importante. Sì. Lei è, sì. Allora, lei era minorenne? Sì? Sì. Sì. Gino Ilario lo sapeva che lei era minorenne? Sì. Sì. Salemi Daniele lo sapeva che lei era minorenne? Vedo che sta piangendo, mi dispiace. Mi dispiace molto, vuole un fazzolettino? No, no. Mi dispiace. Lo sapeva? Sì o no? Sì. Sì. Lei ha avuto dei soldi da Gino Ilario? No, da Gino. Me li dava Daniele dicendo che comunque mi... sponsorizzando questo nostro progetto, dato che comunque dovevo curare la mia immagine, perché non avevo la possibilità, mi comprava abiti, accessori, mi pagava le lezioni di canto. Però Ambra, io la devo ricordare, e non è neanche una contestazione, le do lettura del brano, che questa querela, aspetti, andiamo per gradi. Da lei sottoscritta personalmente, lei scrive a pagina 5. L'ho firmata ma non l'ho letta. Aspetti Ambra, adesso mi dà la risposta, io le leggo il passaggio. Da allora purtroppo iniziava, in riferimento a Gino Ilario, a pretendere rapporti sessuali completi che, compensati con denaro contante, nonostante la mia minorità, iniziavo a svolgere con cadenza di una volta ogni settimana. Non mi dava soldi. Qui c'è scritto così, però. Mi arrivavano da Daniele. Lei. Eh? Mi arrivavano da Salemi, Daniele. Le arrivavano da Salemi. Comunque erano soldi che le mandava Gino. Mi diceva che comunque quelli lì erano stati dati da lui, e stessa cosa i regali che mi dava, come... Da lui, Ilario Gino? Sì. Sì. Ora, al di là del fatto che lei abbia... cioè, questi soldi derivavano dal fatto che lei aveva rapporti sessuali con Gino? No, non allora, credo, perché... Signorina, io aspetta, capisco. Prego, volevo. Lei cosa aveva capito di questo periodo della sua vita? Inizialmente... Che i soldi arrivavano da Gino, sì, tramite di Salemi, perché le davi i soldi. Inizialmente Daniele aveva raccontato che la mia situazione non era positiva, sia economica che di vita, perché comunque avevo appena cambiato casa, dato che era successo uno sfratto. Perché comunque mio padre, abbandonandoci, non ci aveva più aiutato. E allora, in quella situazione, Daniele mi iniziò ad aiutare, dicendomi che poteva farmi fare un pezzo, un ruolo nel suo progetto. E da lì varie persone, tra cui questo Gino, lui chiedeva degli sponsor per poterci dare una mano, e questo Ilario, credo infatuato inizialmente di me, subito non mi chiese mai di fare quelle cose. Poi dopo un po' invece
fidandomi. Ma lei aveva capito che se avesse smesso di avere rapporti sessuali con Gino avrebbe continuato a ricevere i soldi da lui? O aveva capito che invece se non avesse più avuto rapporti sessuali con Gino, quel denaro non sarebbe più arrivato tramite Salemi? Mi diceva che comunque questo progetto riusciva ad andare avanti perché facevo quello che dovevo fare. Quindi quello che aveva capito lei è che quello che doveva fare era comunque acconsentire ad avere rapporti sessuali con questo Gino. Sì. Lei l'aveva capita così. Prego, PM. Grazie. Perfetto. Erano delle domande che volevo farle anche io. E senta, mi faccia capire una cosa. Chi era a conoscenza di questo legame fra lei, chiamiamolo legame, tra lei e il signor Gino Ilario? Daniele Salemi, e poi c'era qualcun altro con cui lei ha parlato? Lui non voleva mai dirlo a nessuno. Perché lei nella querela menziona Maurizio Lupi. Ma chi è? Non lo so, non l'ho scritta io quella. Però non so se credo sia un omonimo, penso. Non lo so. Appunto. Quindi consigliere regionale dei Verdi, sì. Dice l'avvocato Ghedini. Ho guardato su internet, è stato un consigliere regionale dei Verdi Verdi che avrebbe appoggiato la lista Cota. Così ho guardato su internet. E chi è Maurizio Lupi? I Verdi, abbiamo capito, dei Verdi. Sì. Dei Verdi Verdi, è una lista che ha appoggiato Cota. Cioè, una lista vicino alla Lega, quindi. Eh sì. Ah, ecco. No, sì. Perché Verdi sembrerebbe richiamare, per capire, il partito ambientalista. No, no, Verdi Verdi, infatti il tribunale aveva equivocato, dopodiché è chiaro che dicendo che ha appoggiato Cota sembrava... Anche a me sembrava strano, l'ho digitato 2 o 3 volte, ma così. Può essere, no? Sì, può essere. Allora, stava dicendo, lei lo conosce? È un amico di Daniele. Di Daniele Salemi. Ma perché lei ha firmato questa querela? Io l'ho firmata così? Senza... C'era Daniele con me e l'ho firmata con l'avvocato dicendomi, ecco, abbiamo scritto la denuncia e basta. Ma c'era uno scopo, un obiettivo per cui voi avete presentato questa querela che le fu detto da Salemi? Era un periodo dove... Comunque mi ero stufata, arrabbiata, perché non ce la facevo più di essere comunque utilizzata così. Perché dopo un po' vedi che la natura di una ragazza di 17 anni non è quella. E stavo andando dalla psicologa della scuola e raccontandole un po' la vicenda mi fece capire che non era una cosa normale. E allora ero arrabbiata e mi misi a parlare con questo avvocato della Puglia e Daniele. Si chiama l'avvocato? Non lo so, non mi ricordo. Non lo so. Da gennaio, quando è uscito tutto questo casino, mi è scomparso. Ma ci faccia capire una cosa, ma questa querela gli fu richiesta, cioè Salemi le chiese di sporgere una querela nel dicembre 2010? Quando io... raccontai queste vicende mi disse che erano da denunciare, ma non so cosa bisognava fare. Però lei, Ambra, in costanza, mi segua, poi le risposte guarda il tribunale, in costanza, cioè durante il rapporto con il Gino Ilario, lasci stare, consenziente, non consenziente, Salemi sapeva che lei aveva rapporti sessuali con Ilario? Lui sì. Ecco, e perché allora non le disse subito, la prima volta che lei dice, guarda che io ho avuto dei rapporti con Ilario, perché Salemi non la spinse subito a fare querela? Mi poteva servire, non lo so. Perché solo a dicembre 2010? Perché conobbi un ragazzo di cui mi innamorai. Ah, ecco, ce lo dico. E da lì comunque non ce la facevo più. Quindi lei ha avuto un ruolo nella scelta dei tempi di presentare questa querela? Non mi ricordo più. Non si ricorda, bisogna cercare di impegnarci mentalmente. Allora, Salemi mise mai in relazione la presentazione di questa querela col caso Ruby? Stabilì un nesso, un legame, una connessione tra l'esigenza di presentare questa querela e il caso Ruby? Sì o no? No, no, no. No.
Senti Ambra, ti perdoni, lei prima ha descritto questa scena avvenuta, questo contesto avvenuto nella notte fra il 22 e il 23 agosto, se non sbaglio, 2010, corretto? Giusto. Lei si trova in questa sala all'interno dell'abitazione dell'onorevole Berlusconi e descrive queste scene di danza, chiamiamolo con degli spogliarelli, dei toccamenti, lei ha detto. Siamo nell'agosto del 2010, lei in quel momento aveva già vissuto la relazione con Gino Ilario, la relazione, il rapporto, il contatto anche intimo. Sì. Sì. E quindi aveva in mente quello che era accaduto con Ilario in quel momento, con Gino, giusto? Sì. Perché non è andata via per allora? Perché non ha deciso? Lei aveva il cellulare quella sera? Sì o no? Sì. Aveva dei soldi in tasca? Nel portafoglio? Avevo il mio borsone di Miss Italia. E nel portafoglio lei aveva dei soldi? Sì. E lei decise di non chiamare un taxi, di non andare via? Per quale ragione? Io non voglio colpevolizzarla, no, voglio sì, capire. Sì. È sempre la questione di fare la meteorina, mi interessava di andare avanti a Miss Italia, poter cambiare la mia vita. Comunque... Prego. Ilario non è che mi chiamava, non mi... Mi chiamava? Mi avrebbe sempre... Sì. Diceva che mi trattava come una principessa, non avrebbe mai, non pensavo... Non pensava che finisse così? Mi permetto? Sì o no? Sì. Senta, lei perché non menziona mai il nome di Salemi nella memoria che deposita in quello? L'ho scritta. Ma perché non dice mai Salemi in quella memoria? Perché sui giornali c'è scritto che era il mio agente. Che c'era scritto? Che era il mio agente. Quando l'abbiamo interrogata l'11 aprile 2010, noi, io e il dottor Forno, le abbiamo fatto una domanda che le ripropongo, le rilego. Lei ha precedenti penali o le risultano procedure in corso presso il Tribunale per i minorenni di Torino che in qualche modo la riguardino? E lei ha risposto: ho presentato una denuncia per violenza sessuale ai miei danni da parte di un mio ex fidanzato presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Credo che le indagini siano in corso e comunque un fatto del tutto estraneo alla vicenda per cui oggi sono sentita. Qui lei vede, dice, presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Invece... Grazie, avvocato Longo. Grazie. Perché la testimone piange, lei si asciuga gli occhi, soffia il naso e si concentra su queste ultime domande del pubblico ministero. No, bisogna andare avanti perché... Eccola lì, a posto. Prego, la domanda qual è? La domanda è perché dice tribunale, procura presso il... Tribunale per i minorenni di Torino invece che procura di Milano? Perché l'avvocato mi faceva sapere le cose che faceva, così mi diceva siamo andati al tribunale dei minorenni. Io sinceramente non è che sapevo bene cosa, dove bisognava andare per procedere. Però Ambra, io le faccio rilevare che sebbene non sia visibile nell'ultima pagina, gliela faccio vedere, il timbro risulterebbe depositata da lei. Depositata da lei, Dep Ambra Battilana. Ero col mio avvocato. È andata lei negli uffici a depositare la denuncia? Ero col mio avvocato. E si ricorda dove è andata? Le sta dicendo il pubblico? Sono venuta qua. Quindi si ricorda che l'aveva presentato qua. Quando è andato davanti al pubblico ministero, dal dottor San Germano e dal dottor Forno, perché ha detto che era a Torino? No, perché non mi... eravamo andati qua, avevo fatto un casino, perché non riuscivo a capire cosa stava facendo questa persona. Non so, infatti, quando era stata poi depositata, infatti quando mi chiamavano non ho mai risposto a nessuna cosa, anche perché non sapevo di cosa parlasse bene la denuncia. Ma lei neanche con la sua mamma ne aveva parlato? No, mia madre non lo sa. Non lo sa. Senta, vado alle conclusioni. Io
le domando, Massalemi ed eventualmente per suo tramite Lele Mora, le hanno mai chiesto di depositare la memoria che ha depositato nell'aprile 2011 in procura per accusare Silvio Berlusconi? No, no, no. Quello no. Quelli sono i fatti che rispondono a verità. Quello l'ho fatto perché non ce la facevo vedere più, non ce la facevo più ad andare a scuola con tutti quanti che mi erano. Che vedi, si potrebbe... Cioè, non ho fatto niente, andavo in giro, non potevo più uscire. Io direi che ho finito. Anche sul lavoro, facendo la modella, il mio nome comunque... digitato su Google veniva fuori con Berlusconi, col Bunga Bunga, con Escort. Comunque io vivo facendo la modella e l'immagine conta tanto. Adesso ho ripreso a lavorare con il cognome di mia madre e faccio sempre attenzione a non farmi vedere, perché comunque non posso, è il mio sogno, voglio portarlo avanti. Allora, il pubblico ministero ha finito, prego i difensori, nell'ordine che preferiscono. Grazie. Se ha bisogno di un'interruzione, lo dica lei però, perché mi sembra di capire che lei preferisca andare avanti, però se a un certo momento ha bisogno di un'interruzione, lo dica. No, va bene. Buongiorno. Signorina, lei forse ha con lei la carta d'identità? Sì. C'è quando viene depositata la querela, c'è il riconoscimento attraverso la carta d'identità. Se potessimo fare il confronto se la sua carta d'identità ha questo numero A8 o 0924. Mi hanno rubato il portafoglio a febbraio di questo. Quindi non lo sa. Questa era la sua carta d'identità? Non lo so, perché mi hanno... Ma comunque ha già detto che... Noi abbiamo compreso però, Avvocato Longo, che ha detto di sì, che poi effettivamente l'ha depositata lei. Non abbiamo so, capito così. Non so se a Torino o a Milano, perché andammo a Torino e a Milano. Sì. Scusi, signorina. Lei ha parlato di questo avvocato che è stato indicato da Salemi. Diceva che era un avvocato pugliese. Sì, pugliese. Per caso era l'avvocato Pierfranco Bertolino? No. Si ricorda? No. Lei ha parlato con un avvocato maschio di questa vicenda? Ho parlato insieme a Daniele e questo avvocato. Ecco, dove ne avete parlato? Eravamo a casa di Daniele o a un bar, non mi ricordo più. Ma qui al nord, a Milano, Torino, dove? Sì, no, qua a Torino, perché questo avvocato lavorava un caso a Torino. Risulta il suo difensore questo avvocato Bertolino del Foro di Torino, proprio in questa vicenda, glielo ricordo per la sua memoria. Il nome sì. Non le dice nulla? No, sì, l'ho già sentito, ma... però... Senta... Lei quando parla con l'avvocato, chiamiamolo Bertolino, ma senz'altro una persona di sesso maschile, le cose che sono contenute nella querela gliele ha raccontate lei? Gliele ha narrate lei? Ma non ho parlato con questo Bertolino. Ha parlato, ma ci faccia capire perché avevamo capito qualcosa di diverso. Lei, questo avvocato che poi l'accompagna a Torino o a Milano a depositare la querela, sì. Non gli ha mai parlato assieme? Con quella persona sì, però non credo sia questo avvocato Bertolino. Va bene, un avvocato sì. E gli ha raccontato lei però le cose? Però con Daniele, sì. E gli ha raccontato lei le cose che sono contenute nella... Era presente querela. Daniele e questo avvocato. Sì. Ma il contenuto, l'ha narrato lei, ci sono dei particolari, per esempio, per non dare un particolare di rilevanza non invasiva, quando lei dice che un giorno è andato al grande negozio di abbigliamento di Torino denominato Danpol, situato in corso Siracusa 1, e in questo caso ha speso 5.000 euro, Gino. Gliel'ha raccontato lei? Me l'aveva detto Daniele quello. Ho capito. Ma era vero o non era vero? Non so se andò Daniele con Gino quel negozio. Mi ricordo che comunque mi diede molte buste di vestiti a Natale. Ma quindi ci ricavammo insieme.
scusi, perché sennò non capiamo. È andata lei in questo negozio a spendere 5.000 euro? Io no, non ho speso soldi. Guardi che qui nella sua querela c'è scritto: nel periodo di Natale 2009, ad esempio, ci recavamo insieme presso un grande negozio di abbigliamento di Torino denominato, dove spendemmo 5.000 euro. Io non pagavo mai niente. Ma questo particolare non poteva inventarselo Salemi, scusi, domandolo? Daniele è capace. Ah, senta, lei poi va a abitare in via Colli numero 24? Sì. Chi le suggerisce di andare in via Colli numero 24? Daniele, perché mi diceva che se avessi avuto una carriera comunque dove abitavo non era un posto adeguato. Lei nella sua querela, che non ricorda evidentemente, il condizionamento che Gina esercitava sulla mia libertà aumentava sempre più, al punto che nel mese di febbraio 2010, non ritenendo più di suo gradimento la zona popolare in cui risiedevo con mia madre, mi induceva all'idea di andare a vivere. E lei va a vivere poi in via Colli numero 24. Se lo ricorda? Sì. Ma allora chi è stato a indurla a cambiare casa, a migliorare il suo... Comunque loro, sia immagino che Salemi, parlavano di questo progetto insieme, quindi mi... Lei va a abitare poi in questa casa? Sì. E il contratto d'affitto chi lo firma, se lo ricorda? No, non me lo ricordo. Lo ricordo io, si tratta della signora Barone Anna. Le dice nulla questo nome? Era amica di qualcuno? No, non la conosco. Quando poi lei va per questo affitto, dice nella querela che ha anche dichiarato di essere maggiorenne, se lo ricorda? Sì, mi aveva suggerito di dire che ero maggiorenne per poter andare a vivere da solo. Sarebbe una domanda sulla responsabilità penale del test, per la verità eventuale, sarebbe un falso scrittura. No, non c'è nessuna rilevanza, non era in questa prospettiva. No, lo so. Assolutamente. È una circostanza che è stata riportata nella denuncia. Sì, no, l'ha detto espressamente. Senta, ma poi lei in realtà, chi fornisce il... Nella querela ci sono degli allegati, delle cose messe assieme, e c'è il contratto di affitto, gliel'ha dato lei da Salemi o all'avvocato? No, l'avrà preso Salemi. Ma non era il suo possesso? Sì, ma Salemi faceva tutto quanto. C'è anche, lei apre a un certo punto, appena maggiorenne, apre un conto bancario. Sì. Anche quei documenti là li aveva Salemi, non erano in suo possesso? Li avevo io quelli, sì. Allora li ha dati lei a Salemi o all'avvocato? Li avevo io e l'avvocato me li aveva chiesti. E quindi lei gliel'ha dati? Sì, sì, me li aveva dati. E la banca Crust CR, Cassa Risparmio di Asti, sì. Dove lei ha acceso un conto? Sì. Il 25 giugno 2010, se lo ricorda? Non mi ricordo il giorno, però mi ricordo però... Senta, nella sua stessa querela, poi io passerò la parola all'avvocato Ghedini, c'è un punto significativo. Lei dice che di questa vicenda lei, anzi una domanda, quando va a Arcore, lei è ancora in rapporti con questo tale Gino? No, da un mese non più. Nella querela dice qualcosa di diverso, glielo ricordo. Spinta anche dalla voglia di dimostrare la mia capacità, partecipavo dunque alle selezioni estive di Miss Italia, quelle di cui abbiamo parlato, e grazie all'incitamento del mio amico Daniele Salemi mi accompagnava su tre sfilate e otteneva il titolo regionale di Miss Piemonte. Proprio quest'ultima esperienza, che è del 21 di agosto, e l'occasione di confronto e dialogo con altri partecipanti, i maturati mi facevano rendere conto del male che Gino mi stava recando. Quindi aveva ancora rapporti il 21 agosto, secondo questa querela. No, mi continuava a chiamare. Sì. Assumevo consapevolezza in altri termini di essere. Terminata la competizione, ritornavo a casa insieme a Daniele Salemi e al mio amico e personal trainer Andrea Scarpetta. E il giorno dopo cominciavo regolarmente la scuola. E questo Scarpetta chi è? Era il mio personal trainer.
della conoscenza di qualche cosa di questa vicenda? No, secondo me no. Quindi quando lei ha detto, guardate che io mi sono rivolto all'avvocato Brugnano perché mi è stata consigliata e poi perché era una donna e mi sentivo più a mio agio. Ma qui aver raccontato tutta questa vicenda un po' più... C'era anche tempo, Chiara. A un uomo però. Sì, ma infatti essendoci anche Chiara ho voluto... comunque parlarne con una donna. Sì, ma il disagio non l'aveva avuto quando... Ero con Daniele, comunque di Daniele mi sono sempre fidata. Ho capito. Io credo di aver finito, grazie. PM, scusi, ci puoi ridare i documenti? Detenuti... Prego, avvocato Ghedini. Sì, grazie. Sì, io continuerei un attimo ancora su questi paio di argomenti e poi dopo riprenderei dall'inizio. Sono procuratore. No, mi scusi, signorina. Questo avvocato da cui lei è andata assieme a Daniele Salemi, che sarebbe di origine pugliese, sì. Poi lei non lo ha mai più rivisto? No, dopo quella volta non l'ho più visto. Ma non le ha neppure dato qualche informazione? Mi chiamava che... sì al telefono, ma su come andava la questione no, non mi ha più detto niente, da gennaio non mi ha più detto niente. Ma scusi, ecco perché mi è sfuggito, lei l'ha risentito per telefono o comunque? Mi chiamava a volte, sì. Sì. Quindi lei sarebbe in grado di darci, di dare al tribunale il numero di telefono di questo avvocato? No, perché non ho più il numero, non ho più il telefonino con il quale avevo... E ricorda qual era il numero del telefono con il quale lei era chiamata o chiamava questo avvocato? Sì, il mio stesso uguale numero che ho adesso. Ho capito, benissimo, quindi questo lo potremmo rivedere allora dei tabulati. Grazie. Senta, e questo avvocato aveva uno studio o l'ha incontrato solo a casa di Daniele? Sempre incontrato in luoghi come la casa di Daniele o bar o posti comunque sì, pubblici. E quanti anni aveva? Io avevo... No, non lei, scusi, quanti anni aveva l'avvocato? Non lo so, credo... Circa? 40, 35, 40, non lo so. 40. Okay, non lo so. Ed era però di origine pugliese? Sì, pugliese, molto stretto. Senta, e quando lei ha firmato quella denuncia e siete andati assieme a Torino e a Milano, sì. Siete andati in macchina insieme con Daniele? Guidava, sì, sempre Daniele. Sempre accompagnati da Daniele? Sì, sempre. Senta, e chi ha provveduto al pagamento, se richiesta vi è stata, della parcella di questo avvocato? Non mi chiedeva i soldi, non è chiesto nulla. No. Ma vi ha provveduto, che lei sappia, Daniele? Non lo so, ma credo di sì. Daniele comunque faceva qualsiasi cosa per me. Ecco, ma chi è? Torneremo anche su questo, ma chi sosteneva le spese di Daniele Salemi? Se le pagava da non sé? Non lo so, perché diceva di avere tutti gli sponsor che gli davano i soldi per il CD. Ma questo CD è mai stato fatto? Io ho fatto la canzone, però non è mai uscita in qualche modo. E dove l'avete registrata? In uno studio di Torino di suoi amici. Questo in che anni? Sempre 2010. Mi ricordo al mese? No. Circa, è l'inizio dell'anno, a metà anno. A metà anno abbiamo avuto la vicenda di Arcore a no, fine anno. No, non mi ricordo. Cioè prima o dopo Arcore? No, non mi ricordo, perché comunque ogni volta che si facevano le varie lezioni di canto si registrava qualche pezzo, poi comunque... Ma quindi non era stata fatta una registrazione finale, finalizzata la commercializzazione? No. Erano solo delle prove? Sì. E quanto tempo sono durate queste prove? Da quando ci conoscemmo, credo un anno. Ho capito.
Senta, ma lei con questo Gino, intanto quanti anni aveva questo Gino? Diceva sempre 55-57. Sì, lui lo diceva, ma quanti ne aveva, lei lo sa? No, non lo so. Non lo sa. Senta, i soldi, quindi lei non li avrebbe mai ricevuti direttamente? No, andavamo a volte a cena e... Ma quindi, scusi, no. Gli episodi che sono narrati nella sua denuncia della consegna delle buste, anche della consegna della busta con 2000 euro il primo giorno, non sono veri? No, non mi dava soldi direttamente Gino. No, non so, c'è scritto nella sua denuncia, quindi lo domando. Quindi non... Purtroppo quando l'ho letta ho visto cosa c'era scritto, ma non ho parlato di queste cose io. Scusi, ma quando viene presentata questa denuncia, che lei dice di aver firmato senza leggere, sì. Questo signor Gino aveva smesso di farle avere denaro tramite Daniele? Non lo so, Daniele continuava a darmi dei soldi per lo sponsor. Però non so se glieli dava a Gino oppure se erano i suoi. Ho capito. Senta, ma lei ricorda che entità di somme di denaro le dava il Salemi in quel periodo? A volte, magari, non so, quando avevo, che gli dicevo, ho la retta della scuola da pagare oppure... quando avevo bisogno di qualcosa, tipo accompagnarmi qua, cioè, più che soldi mi dava oggetti e cose così. Ecco, ma scusi, la ragione della denuncia nei confronti del Gino era anche per una richiesta di risarcimento danno? Io l'avevo fatta perché non volevo più continuare quella situazione, volevo comunque, dopo che avevo capito che non era una cosa giusta... Scusi, ma non era... Lei l'ha presentata a dicembre, lei ha detto che il rapporto con Gino era cessato prima dell'agosto di quell'anno? Sì, molto prima. Molto prima. Ecco, e la ragione allora per cui lei deposita la denuncia dopo molti mesi, qual è? Perché mi rendo conto che... non era una situazione normale e quindi mi arrabbio. No, sì, scusi, ma la situazione non era già finita, era di molti mesi prima. Lo so, però il trauma che ho avuto ce l'ho vissuto per un po' di tempo. Dopo. Dopo, ho capito. Ho capito. Senta, quando è che ha lasciato l'appartamento di cui le ha parlato poco fa l'avvocato Longo, dove c'è stato l'acquisto dei mobili? Ecco, i mobili chi li ha scelti? Mobili li ha scelti, credo, io con la ragazza di Daniele, e Daniele mi portava sempre lui in giro. La ragazza di Daniele era amica di questo avvocato pugliese? No, non lo so, no, non credo. No, non ho capito. Senta, e fino a quando ha abitato in quella casa? Non mi ricordo più. Prima, siamo almeno a Arcore, che è una cosa che le è rimasta impressa. Prima o dopo Arcore? Cioè, quando lei è andata ad Arcore, abitava ancora lì? Sì. Sì. Oh. E quando ha smesso di abitare lì? Non mi ricordo più, però da quando... Mi ricordo che quando erano uscite tutte queste cose sui giornali dove mi additavano come escort, ritornai da mia madre in quel periodo. Quindi dopo gennaio? Sì. Quindi fino a gennaio 2011, per quanto lei possa ricordare, sì, Daniele, ha continuato a vivere lì? Sì, Daniele pagava gli affitti. Era sempre Daniele che pagava? Sì. Ho capito. E lei sa quanto si pagava d'affitto? No, non lo so. E la casa poi l'ha lasciata così com'era, cioè se n'è andata, ha fatto i bagagli e l'ha lasciata, sì, così? Sì, sì. E non riesce a ricordare il mese, solo dopo gennaio? Sì. Senta, e lei sa qual è la ragione per la quale Daniele, che l'aveva portata da questo avvocato pugliese, per la nuova vicenda le consiglia altro avvocato? Cioè glielo dice Daniele la ragione? Quella persona lì era sparita, poi comunque... No, scusi, io avevo capito, forse avevo capito male, che però
le telefonava ogni tanto per dirle la situazione. A gennaio non si è più fatto sentire. Quando io ero stata additata come escort non ho mai più sentito l'avvocato. Non l'ha più sentito? Ma lei aveva il numero dell'avvocato? Io sì che ce l'avevo. Sì, ce l'avevo. E non ha provato a chiamarlo? Oh, no, non mi ricordo più. Va bene. Daniele, ecco, ma la domanda era proprio per capire questo ruolo di Salemi. Salemi le ha poi detto la ragione per la quale le consigliava avvocato diverso rispetto a quello a cui lei già aveva raccontato una vicenda dolorosa? Forse non lo sentiva nemmeno più lui. Ah, forse no, ma lei lo sa, cioè non le ha dato la domanda, non è una supposizione, la domanda se lei ha detto qualche cosa. Poi, no, quello no. Senta, cambiando per un attimo argomento e seguendo lo schema del signor procuratore, quando è andata quella serata al ristorante Bulgari, eravate solo voi al ristorante o c'era molta gente? C'era tanta gente. Quindi Chiara è stata fatta alzare nel mezzo di una sala affollata? Sì, era un grosso giardino con tanta gente. Comunque i tavoli non erano tutti molto vicini. E comunque c'era gente, benissimo. Senta, e quella sera, la sera del 21, lei poi è tornata a casa o ricorda dove ha dormito? No, sono andata a casa. Ma lei aveva una... nella casa, ovviamente, quella di Via dei Colli, quella di Gino, diciamo. Sì, a volte stavo anche da mia madre. Ma in questo caso lei ricorda dove, in quale casa è andata? No, non mi ricordo. Non lo ricordo. Senta, lei aveva un rapporto sentimentale con Salemi? No, mai. Mai? Non ha avuto nessun tipo di rapporto? Solo un rapporto di amicizie? Sì, di lavoro e di amicizie. E basta, ho capito. Ma quando lei poi arriva in quel di Arcore, in nessun modo Salemi le aveva detto che era la casa di Silvio Berlusconi? No, prima no. No, questo neppure dopo che eravate entrati nel cortile? Nel cortile, sì, nel tragitto del cortile mi disse che quella poi era la casa di Berlusconi, me lo disse lui, Emilio. No, scusi. Allora, da quello che ho capito io, quello che abbiamo capito noi, voi siete arrivati, lei ha detto verso le 9:30-10, poi però lo rivedremo anche questo, e avreste dovuto consegnare dei documenti e poi sareste entrati in un cortile di sassi, dove avreste aspettato, di ghiaia, giusto? Sì. Durante questa attesa, Salemi le spiega di chi è la casa, o lei lo chiede? Quando arrivò Emilio disse a Daniele, è arrivato anche lui, che siamo stati alla partita di calcio. Ma quindi scusi, lei entra in questa grande villa, aspetta un'ora e non domanda a Daniele Salemi dove siete? No, mi diceva, è una sorpresa. È una sorpresa, ho capito. Ed è una casa le cui immagini, neanche del cancello esterno, lei non aveva mai visto prima? No, mai. Neppure in un telegiornale? No, mai. Mai. Poi era anche buio, non avrei mai. Ah, era il cancello esterno è buio? Sì. Sì? Sì, ho capito. E il cortile dove eravate è buio, era buio anche quello? Anche sì. No, capito. Senta, e anche la strada dove si arriva a questa grande villa, era buia anche la strada? Sì, quello che mi ricordo molto bene è che c'erano i carabinieri. Va bene. Senta, a lei era mai accaduto in una cena, in una festa, che le venissero chiesti i documenti? Sì, quando c'erano le feste, magari non so dove ero invitata, che c'erano persone famose, ad esempio quando... Non so, c'era il mio compleanno, si era fatta una lista di persone che potevano entrare oppure no, quindi queste cose mi sembravano... Certo, venivano chiesti i documenti da un addetto del locale. Sì, certo. Ma le era già capitato in altre occasioni che per delle cene ci fossero i carabinieri o la polizia che chiedevano i documenti? No, quindi era la prima volta che le capitava. Sì, i carabinieri sì.
Ha chiesto a Daniele Salemi come mai in questa festa privata c'erano i carabinieri che domandavano i documenti? No, perché mi disse solamente di dargli i documenti a me e a Chiara e glieli ho dati. Ho capito. E dopo, quando le sono stati riconsegnati i documenti, lei non ha avuto, non ha fatto nessuna domanda a Daniele Salemi? Non mi ricordo, però parlavo comunque con Chiara. Va bene. Senta, lei ci ha detto di aver atteso un'ora in auto, ma vi hanno lasciati lì dopo avervi fatto... Davanti ai carabinieri, fuori. Fuori? Sì, ma non ci ha detto poco fa che se vi hanno fatti entrare avete aspettato nel giardino di Ghiaia? No, nel giardino di Ghiaia siamo entrati quando era arrivato poi Emilio. Quindi scusi, arrivate, lasciate i documenti, rimanete fuori dalla villa? Sì. Dove? All'esterno di questo grosso cancello dove c'erano anche i carabinieri. Ma quindi... All'interno del cancello con il cortile della Ghiaia non ci sono carabinieri. Appunto. E quindi voi siete rimasti nel vialetto d'accesso? È una specie di piazzale dove comunque le macchine ci stanno. Ho capito, poco illuminato anche quello. Sì, poco illuminato. Ah, ho capito. Senta, i carabinieri vi fanno entrare loro solo quando arriva la macchina di Emilio Fede? Sì. Ma quindi voi vedete entrare le macchine? Sì, le vediamo arrivare dalla nostra destra, sorpassarci e passare in un cancello dietro, comunque un ingresso dietro che arrivava dentro questo cancello che era davanti a noi. E solo dopo vi chiamano? Sì. Senta, lei ricorda che erano, mi pare di aver capito, le 10:30, 11? Credo di sì. Sì. Ma quindi voi eravate arrivati verso le 9:30? Credo di sì. 9:30-10. Sì. Ecco, quanto tempo ci siete stati per arrivare dal concorso dove eravate alla casa di Arcoli? Non lo so bene perché durante il tragitto, comunque essendo stanca, mi addormentavo. Si è addormentata anche lì. Senta, ma dov'era il concorso, scusi, perché io al Lago d'Orta. Al Lago d'Orta. Il paese, quale paese? Perché io non sono pratico di quelle zone. Si chiama Orta. Ah, si chiama proprio Orta il paese? Sì. Lei non ricorda neppure approssimativamente quanto tempo siete stati? In totale no, non lo so. Comunque non era un arco di tempo amplissimo. Un'oretta? Ad aspettare? No, di viaggio, mi scusi signorina. Ah, scusi. No, non lo so. Non lo so, vabbè. Senta, quando arriva a questo, in questo giardino interno dove c'è la ghiaia, poi lei viene fatta accomodare all'interno. Da chi? Da Emilio Fede? Sì, Emilio, io e Chiara scendiamo dalla macchina di Daniele, salutiamo Emilio. E a un certo punto Emilio poi va da Daniele e gli dice che non poteva entrare perché... Scusi, lei assiste a questa conversazione, cioè sente che Emilio Fede dice a Salemi non puoi entrare? Sì, perché poi Daniele mi dice di comunque andare perché voleva che io parlassi. Con la macchina Salemi era già all'interno del cortile di Ghiaia? Sì. Quindi voi entrate dentro, Salemi rimonta in macchina e se ne va? Non ho visto poi cosa fece. Comunque parlava con Emilio. Certo. Ma in questo cortile quando arriva Emilio Fede c'è anche Silvio Berlusconi o c'è solo Emilio Fede? Silvio Berlusconi lo trovate dopo? Sì, molto dopo. Molto dopo. Senta, lei ha detto poi che uscendo nel cortile avete trovato anche l'onorevole Rossi, giusto? Sì. Sì. Lei è stata presentata oppure l'ha riconosciuta dopo? L'ho riconosciuta dopo. Dopo, perché lì al momento non c'è stata nessuna presentazione. No. Senta, e le lamentele che venivano fatte nei confronti della Bonasia erano fatte dalla Rossi o da Fede? Da tutte e due. Da tutte e due. E la Rossi diceva che doveva anche portargli la valigia, mi pare di aver capito. Gli aveva portato la valigia che all'inizio avevo visto. Cioè, quindi lei ha visto la Rossi che portava la valigia della Bonasia? No, lo diceva quando eravamo al Deor. Ok, benissimo. Senta, successivamente, poi lei ha detto che è arrivato Silvio Berlusconi che aveva poi dei contatti
incontrando le ragazze, e mi pare di aver capito, ho notato, le baciava sulla bocca. Ma cioè, erano dei baci di saluto o dei baci di tipo sessuale? No, dei baci con la lingua. Con la lingua. Di fronte a tutti? Tutti assieme lì? Sì, prima una ragazza, poi l'altra. Cosa? Prima una ragazza, poi un'altra ragazza. Ho capito. Questo lì nel salotto o fuori nel giardino? No, nel salotto. Nel salotto, quale? Quello attinente al deor esterno. Cioè, nel salotto che è grande, piccolo? Non è, è piccolino. È piccolino. Credo. E quanta gente c'era? E lì c'erano questa decina di ragazze che arrivarono dalla porta da dove siamo entrate con Emilio. Bene, all'inizio. Senta, com'era vestito Emilio Fede? Con il classico cravatta e giacca, pantaloni, camicia. Non capito. E di scuro? Sì, credo grigio, sì. Scuro, grigio blu. Scuro, cioè. Mentre Silvio Berlusconi era anche lui in giacca e cravatta? Sì, sì, sì. Ah, sì. Bene. Senta, anche lui è vestito di scuro, di blu, di grigio? Credo una camicia e pantaloni, la giacca, sì, sempre scuro. Sempre scuro. Senta, nella cena lei ha detto che ci sono stati anche dei toccamenti, toccate le parti intime, con una specie di gioco, lei ha detto ce l'hai, non ce l'hai, una cosa di questo genere. Questo è stato fatto da tutte le ragazze presenti, a parte voi? A parte, sì, quasi tutte le ragazze, solo che non mi ricordo esattamente chi. Mi ricordo che la Borazia che le stava vicino gli stava molto sempre accollato, sempre addosso. Sempre addosso, sì. E lei vedeva anche che lo toccava nelle parti intime? Io vedevo le altre ragazze che passavano, lo toccavano e ridevano, e lui diceva tipo che continuavano a fare così. Se continuavano a fare così, cosa succedeva? Non ho capito. No, se continuavano, che continuano a fare gli stessi giochetti, tipo comunque toccavano sì nelle parti intime, perché poi vedendo comunque Emilio che era vicino a me fare gli stessi giochi. Certo, quindi lei ha visto che fisicamente veniva toccato anche Emilio Fede. Sì, sì, sì. Certo, ho capito. Senta, e quando gira questa statuetta di legno con un pene a molla, con dentro un uomo nudo, viene data anche in questo caso a tutte le ragazze presenti tranne voi? Sì, tutte. Le ragazze si girano questa statuetta. Certo. Quindi questo è stato un atteggiamento tenuto anche dall'onorevole Rossi? No, l'onorevole Rossi no. No. Le ragazze. E solo le ragazze, ho capito. Ma c'era anche, a suo ricordo, un'altra donna parlamentare quel giorno? No. Mi ricordo solo che c'era questa signora con i capelli ricci, bionda e i capelli corti che faceva la cantante anche lei. E questa cantante, anche lei, ebbe modo di simulare questi rapporti orari? No. Solo le giovani ragazze? Solo le ragazze giovani che c'erano. Ho capito. Senta, vi è stato, lei ha già detto che non è stata perquisita le borse, quindi voi avete i vostri telefonini, avete i vostri cellulari? Sì. Vi è stato espressamente chiesto da qualcuno, e casomai mi ci dirà da chi, di non fare delle fotografie? No. No, nessuno vi ha detto niente. No, però non ho mai... No, lei non ha fatto fotografie, no, ma dico, ma lei ha mai avuto in mano il telefonino durante la sera? Io no, Chiara no. Sì. Chiara sì, invece, certo. E quando siete uscite, qualcuno vi ha nuovamente controllato, state fatte delle verifiche? No, nulla. No, nessuno. Senta... Dopo che c'è questo primo episodio che lei ci ha narrato della cena, voi decidete di rimanere anche se lei narra che ci fosse stato un forte disagio, c'è una ragione per cui decidete di rimanere? Sì. Sempre per compiacere Fede, sì, per il discorso, sì, delle meteorine? Sì, perché nessuno ci aveva dato fastidio e vedendo che comunque lo vedevano come una fase di gioco, non andammo via
Anche per curiosità, magari. Ho capito, anche per curiosità. Senta, mentre quando poi decidete di andare via, è perché si è fatto tardi? No, perché le ragazze ci volevano spogliare. Ecco, quali delle ragazze, mi scusi, ci può dare qualche nome? Cioè è venuta vicino a lei cercando di spogliarla da Minetti? Non ne ho la più pallida idea, però eravamo accerchiate dalle ragazze, ma non mi ricordo. Non ne ricorda neanche una? Cioè eravate accerchiate, ma non ricordo. No, attorno no, non so chi ci fosse. Senta, voi poi venite riaccompagnati a Piazzale Loreto. Cos'è, la luna, l'una e mezza? Credo di sì. Beh, sì, mi pare di aver capito che fosse quello l'orario. Ecco, Salemi come mai vi aspetta fino ad un'ora così tarda? C'è una ragione? Non poteva prendere un taxi? Non aveva qualcun altro che l'accompagnava a casa? Comunque si era preso lui la responsabilità di portare Chiara a casa poi, perché abitando Gravellona a Toce. Ho capito, quindi c'era un accordo che Salemi vi avrebbe aspettato. Sì. Sì. E Salemi dove è stato nel frattempo? In giro? Non lo so, non, sa, non gliel'avete chiesto? No, no, mi ha solo poi, prima di entrare lì, mi ha detto, mi raccomando, parla del CD e chiedi di Miss Italia. Okay. Ecco, quando siete usciti poi quando siete arrivati in macchina, non le ha chiesto Salemi qualche cosa del CD? No, perché io mi sono addormentata. Sì, ma quando vi siete salutati, lei immagino che non sia svenuta immediatamente sul sedile. Sì, non mi ricordo proprio niente. Non si ricorda più nulla, quindi è arrivata, si è immediatamente addormentata. Salemi non, e Salemi la mattina dopo, quando lei invece si è risvegliata, che eravate nell'autogrill, non le ha chiesto com'è andata la serata? No, perché... No. No, no. Mi ha portato direttamente al pulmino di Miss Italia, al Lago d'Orta, e non ho parlato. Non ha parlato con Salemi. Senta, e quando gliene ha parlato di questa serata a Salemi? Dopo che avevo fatto la denuncia con Chiara, abbiamo poi parlato anche con Daniele. Ah, cioè scusi, quindi a Salemi lei avrebbe parlato di questa vicenda dopo il deposito della denuncia? Sì. 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 Scusi, ma non è Salemi che le consiglia di andare all'avvocato Pugliano? Sì, ma lui non gliene ho parlato. Ah, e la ragione per andare dall'avvocato Pugliano qual era, scusi? Perché gli avevo detto che comunque sui giornali uscivo come escort e che la vicenda... Scusi, ma sono passati 3 mesi dall'uscita dei giornali, perché è uscito in quella dei primi di gennaio. Dai primi di gennaio, quindi lei domanda un avvocato a Salemi senza dirgli perché, senza raccontargli la serata? Mi ha detto di parlarne con questa avvocatessa. E non gli racconta nulla? No, perché io e Chiara avevamo... fatto un patto di non raccontare a nessuno. Uh-huh. Però Salemi sapeva dei suoi rapporti con Gino? Credo di sì. Sì. Beh, gli dava i soldi. Era lui o no che gli dava i soldi? Sì. Sì. Senta, lei ha detto che la Bonasi è arrivata con un'auto blindata. A Miss Italia, sì. Sì, che auto era? Non lo so, però aveva l'autista che le ha aperto la porta. E cosa ha riconosciuto che era blindata, mi scusi? Aveva i vetri neri come quella che portava Emilio quando sono arrivati alla villa. Sì, no, certo. Quindi lei ha ritenuto, scusi, che fosse blindata perché aveva i vetri neri oppure perché l'ha vista che era blindata, l'ha riconosciuta no, che era blindata? Non so, blindata nel senso coperta, coi vetri scuri, un'auto... Non so se era blindata. Non sa se era blindata. Sì, volevo definirla. Voleva dire che c'aveva i vetri scuri, vetri insomma, scuri, sostanzialmente. Sì. Però non ne ricordi in alcun modo il modello? No, non so per niente il modello quale fosse. Ma Salemi con che macchina la portava in giro? Con un'auto bianca, un Mercedes. Una Mercedes, benissimo. Senta, la Bonasia le disse, le parlò, le venne da lei, le disse di non dire nulla, mi pare di aver compreso. Sull'autobus, vero? Mentre stavamo salendo per l'hotel di Miss Italia, mi disse di non dire nulla della serata. Uh-huh.
Ho capito. Senta, ecco, lei poi successivamente a questa serata ha mai più telefonato a Emilio Fede? Mi pare a Miss Italia ricevetti delle telefonate di Emilio per dirmi che veniva la troupe di Rete 4 a farmi le interviste per Miss Italia. Ma e poi non gli avrebbe più telefonato? No. No. Dopo Miss Italia e dopo che ho visto che comunque non era successo niente di quello che potevo aspettarmi, vedendo che comunque Chiara anche non era passata in finale, non ci ho più creduto. No, sì, certo, ma scusi, ma dopo la serata, questa serata che l'avrebbe appunto turbata, il 24 di agosto c'è una telefonata che agli atti... Sì, a Miss Italia, perché venne la troupe. Sì, certo, mi scusi, mi faccia finire. Scusi. C'è questa telefonata tra lei ed Emilio Fede, sì, che è il numero 355 della consulenza, ed è del 24 agosto 2010. Progressivo. Adesso qui non ho qui non ho qui consulente, capisce, Presidente, per quello che volevo poter tenere dentro i colleghi e il consulente, perché io ho le mie... Il progressivo 355. Sì, il progressivo l'ho detto. Ah, gliel'ha già detto? 55, sì. 24/8/2010? Sì, esatto. Sull'utenza? Sull'utenza di Ambra, 348-6194-042. Prego, Luca. Sì, grazie, mi scuso. Ecco, in questa telefonata lei parla anche della vicenda dell'incontro con la Bonasia. E lei se lo ricorda? Io quello che mi ricordo era che di quando abbiamo parlato della troupe televisiva che doveva arrivare, e mi ricordo di quando parlava di Chiara, che era timida, ma non... Ecco, allora, però guardi, per suo ricordo le leggo il pezzo di intercettazione su questo punto. Allora, lei dice, Ambra, io spero anch'io, infatti, comunque, vabbè, c'è sempre la stessa ragazza che si atteggia allo stesso modo, Roberta, nostro redattore. Emilio, quella c'è, Ambra, sì. Emilio, o che fa la stronza, Ambra, è così, poi fa, mi raccomando, silenzio, ma chi ti parla, tranquilla? Emilio dice, come? Ambra dice, che continua a dire, silenzio, mi raccomando. Emilio, come a voi, mi raccomando. Ambra, sì, in che senso, dice Emilio. Ambra, nel senso di non parlare più che altro di quella cosa, del fatto, sì, cioè della serata. Ambra, sì, Emilio, ma si riferisce al parlare di lei o voi che non dovete? Ambra, di lei. Emilio, di lei sì, la stronzona, a quella la devo far mettere proprio totale, guarda. Ecco, adesso che le ho riletto questa conversazione, lei ricorda qual era l'indicazione che le aveva dato la Bonasia sul silenzio? Mi aveva detto di non parlare della serata. Di lei o della serata? Della serata. Della serata, vabbè, dopo valuterà il tribunale, questo è agli atti. Senta, in data 30 agosto, che lei risente Emilio Fede, lo risente per quale ragione? Daniele mi diceva a volte di chiamarlo per comunque fare la gentile, perché speravo ancora, comunque ero in ballo per Miss Italia e magari poteva darmi una mano. Senta, Miss Italia quando finisce, scusa? È 3 settimane dopo il 24. Quindi finisce a metà settembre? Credo di sì. Quindi il 21 settembre, quando lei riceve degli sms da Salemi, è già terminato? Sì. 24, 30, 15, no, finisce tipo il 15 di settembre, 11, 12, 13,
14, non mi ricordo. Vabbè, comunque questo lo possiamo verificare, ma il 21 settembre deve essere terminato? Sì. Sì, certo. Senta, e in quell'SMS che è del 21-9-2010, dove Salemi le dice studia sempre il terreno di scontro, l'addestramento e niente, la volontà è tutto, la volontà di agire, guarda che potere che abbiamo avuto in breve tempo. Sappiamo che uno dei 20 uomini più potenti del mondo ti muore dietro e ti ha pensato tutta la sera come ti senti, puntini puntini. Ecco, lei sa a che cosa si riferisce, ricorda a cosa si riferisce questo SMS? Sì, perché Daniele era un po' strano su queste cose. Perché, scusi? Daniele mi incitava comunque a seguire la direzione di diventare famosa, e a volte era mi scriveva queste frasi un po' così, a cui io magari non davo retta perché lo conoscevo. Scusi, ma quindi lei aveva raccontato qualche cosa a Daniele della serata? No, però non ha... No, no, io no. E come faceva Daniele a sapere che c'era una particolare attenzione nei suoi confronti da parte, sembrerebbe di capire, di Silvio Berlusconi? Magari parlava con Emilio. Ah, cioè con, e con lei non ne ha mai parlato? Io non gli ho mai raccontato come è andata la serata. Senta, lei ha mai avuto rapporti telefonici con Miriam Loddo? No. No. Vabbè. Senta, e SMS con Emilio Fede nel mese di settembre, lei ricorda di averne avuti? Credo di sì. Sì. E con contatti con Lele Mora di SMS? Sì. Sì. Quali erano le ragioni? Perché comunque Daniele chiedeva di far passare Chiara perché non era ancora in finale e chiedeva l'aiuto di qualcuno per poterla farla passare, e invece passò Roberta Bonasia. Scusi, ma io trovo degli SMS con Mora del 26 ottobre del 2010, per esempio, tra i molti. Sì, sì. Qui è Forza Italia, sì, Forza Italia, sì, benissimo, c'è un piccolo errore, forse un lapsus, sta facendo la finita. La cosa di Miss Italia era finita da un pezzo. Sì, sì, ma io le... Fortuna siamo a porte chiuse. Veda, gli SMS io li trovo tutti in ottobre tra lei e Lele Mora, li ricorda? Cioè è finita da un pezzo? Sì, sì, però Lele Mora io ho detto che lo conoscevo già da un anno e mezzo. Ecco, e a Lele Mora lei ha avuto modo di raccontare la serata? No, no, perché non avevo questo rapporto tanto profondo e poi non volevo parlarne con nessuno. E lei non ha quindi narrato a nessuno se non poi successivamente all'avvocato, giusto? Sì. Senta, ma le gemelle di Vivo lei poi le ha più riviste, le ha più risentite? No, mai più, le ho viste oggi. E mai più? Mai più. Mai più. Mentre la Bonasia dove l'aveva conosciuta? Alle selezioni di Miss Italia. Ah, e poi ha avuto modo di risentirla? No, 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 in seguito no, dopo che avevo visto come era andata Miss Italia, no. Senta, e la Nicole Minetti era invece, ha detto, completamente nuda? Sì. Sì. E com'era vestita a cena? Con un tailleur, una camicetta bianca e una gonna nera. E Chiara com'era vestita? Chiara, non mi ricordo. Non si ricorda, penso. Senta, ma nell'auto, quella che adesso abbiamo capito che non era blindata, ma che o comunque era oscurata, aveva anche i lampeggianti, quella della Bonasia quando arriva? No. No. E senta, mi pare di aver capito che lei abbia fatto anche il compleanno con Lele Mora. Il mio compleanno dei 18, 18 anni. Sì. Sì. Chi c'era? C'erano i personaggi della televisione di Uomini e Donne, c'era
qualche ragazza che ho visto alla Pupa il Secchione, ma non mi ricordo i nomi. Senta, lei sa se la fidanzata di Daniele come si chiama? Si chiamava, adesso non stanno più insieme, credo, Alida. E aveva un qualche rapporto professionale con l'avvocato Bugnano? No. No. Ecco, quando lei deposita questa denuncia, la deposita dopo averne parlato con l'avvocato Bugnano? L'avvocato, no, siamo andate a depositarla io e Chiara e con l'avvocato ho chiesto dove e come poterlo fare. Ma quindi l'avvocato non ha trasposto su carta intestata sua la denuncia e l'ha depositata poi l'avvocato? Non lo so, eravamo accompagnate ma non mi ricordo più. Senta, ma la parte giuridica chi l'ha scritta? L'avete scritta voi? Della denuncia? Le richieste di essere avvisati, la nomina del difensore? Non lo so. Non lo sa? No. Non lo so. Senta, Scusi. Ma di quale denuncia? Esatto. Di quale denuncia sta parlando, avvocato Chidini? No, quando dice questa sembra di intendere in relazione ai fatti. Sì, questa qui. Questi fatti, eh? La memoria. Sì, memoria denuncia, cioè è depositata, c'è una carta intestata, c'è una richiesta di essere sentiti, c'è una... Sì, ma è una memoria. Sì, memoria. L'ho definita malamente, chiedo scusa. Fa il caldo. La memoria. Comunque mi pare di capire che la risposta sia sempre identica, cioè che non ricordo, ho sbagliato io nell'introdurla, ma io stavo parlando di quella. Esattamente. Sì, ho sbagliato io, sì. Certo. La sembra di capire che abbia inteso bene, sì, parlava sì. Della memoria che ha depositato certo. A gennaio, sì. Giusto, del 2001. Ad aprile 2011. Senta, le ha già chiesto il pubblico ministero, il nome di Salemi non viene mai inserito in questa denuncia, ma invece, chiedo scusa, in questa memoria, mentre nella denuncia quella fatta a dicembre veniva espressamente indicato il nome di Salemi, come mai nell'una sì e nell'altra no, lei lo sa? Una non l'ho scritta io. Non l'ha scritta lei. Ma l'avvocato Bugnano non le chiese di dare le indicazioni di tutti i nomi utili dei testimoni? Di quale procedimento? Nella memoria. Memoria quella... Quella dell'aprile. Mi disse di scrivere con Chiara una memoria, però non ci diede... Non vi diede indicazioni, comunque le disse di raccontare i fatti, quindi lei gli raccontò prima all'avvocato di scrivere la memoria? Pare che gli feci leggere poi quando eravamo qua a Milano. Sì, ma se ha appena detto che le ha dato delle indicazioni su come farla, vuol dire che prima le aveva raccontato i fatti. Mi aveva detto come bisognava procedere. Vabbè, ok. Senta, quando siete uscite, siete andate via, l'onorevole Berlusconi vi ha chiesto il numero di telefono? No, niente, non ci ha nemmeno chiesto se avevamo bisogno di qualcosa, niente. Niente. Vi ha cercate successivamente? No, mai. E lei non ha cercato Emilio Fede successivamente, mai? Successivamente a gennaio? No, ma... Senta, ma lei quando decide di andare via, temeva di dover avere eventualmente una relazione intima con l'onorevole Berlusconi? Le era stato prospettato qualcosa in questo senso? No, sono andata via perché mi volevano spogliare le ragazze. Ho capito. No, veda, perché c'è qui
una sua dichiarazione. Durante questa specie di girotondo, scusi, è pagina 15 del suo verbale di interrogatorio di fronte al signor procuratore. Sì. No, non sto leggendo la memoria, sto leggendo le sì. E in fondo, signor procuratore. Durante questa specie di girotondo, le ragazze continuavano a dimenarsi, a ballare, a cantare, a farsi baciare i seni del presidente Berlusconi, a toccarlo le parti intime, a farsi toccare, facendo lo stesso con Fede, anche se un po' di meno che con il presidente Berlusconi. Io ero irretita e mi chiedevo come queste giovani donne riuscissero ad avere questa intimità con Berlusconi, anche perché francamente non è una persona giovane, non mi piacerebbe entrare in intimità con una persona così adulta. Questa era cena. Sì, no, no, certo, ma io volevo sapere se questo corrisponde al suo sentimento di quella sera, cioè che lei era preoccupata di entrare in contatto fisico con una persona adulta come Silvio Berlusconi. L'ho detto vedendo più che altro il comportamento che avevano le ragazze, che era abbastanza squallido, non... Ma io le domandavo se era la preoccupazione di entrare in contatto fisico con una persona così adulta come Silvio Berlusconi. Di toccarlo. Di toccarlo, perché era adulto, perché era più vecchio di lei. Vecchietto. Domando, io le ho letto la... Sì. Io lascerei la parola all'avvocato Longo, che deve ancora poche parole, dare qualche cosa. Mi scusi. Prego. Sta ascoltando la testimonianza. No, scusi, domanda. No, che devo fosse... Sta ascoltando la domanda. Scusi, lei non ha più scritto, ha mai scritto all'avvocato, al presidente Berlusconi, successivamente, un biglietto, una lettera? Sì, facciamo un po' di mente locale. No. È sicura? Sì. È sicura anche che qualcuno non abbia potuto scrivere a nome suo, magari una lettera al presidente Berlusconi, nel periodo fine 2010? Non lo so. Non lo sa? No. Ne riparleremo. Senta. Adesso io... Scusi, però, avvocato Longo, questo non è un modo corretto di relazionarsi con la teste. Ne riparleremo o cosa significa? Che vi faremo ancora delle domande. No, però, sì. Scusi, è il momento è... giusto per parlarne? No, questo qui, non se ritiene di non fare è, delle non domande. È, non è esatto, perché io... Perché gli faremo delle... E poi ci sarà il momento di fare delle produzioni quando, se le consente, ci sarà dato la libera scelta di farlo. No, per intanto la signorina ha detto... No, e credo nemmeno nessun altro. Beh, fin qua prendiamo atto. Adesso io vorrei continuare, ne riparleremo. Non voleva essere una minaccia, non voleva essere nulla. Se avesse voluto intimidire il test, ne avrei detto ne riparleremo in altre occasioni durante l'interrogatorio, non certamente questo. Che mi prego, pareva... Ecco qua. Allora, quando è che lei riconosce ad Arcore che di fronte a lei c'è il Presidente del Consiglio? Qual è il momento in cui realizza, oh mio Dio, sono a casa del Presidente del Consiglio? Oppure, sono in un luogo dove c'è il Presidente del Consiglio? Allora, entrati nel cortile, Emilio dice a Daniele che è arrivato anche lui. Anche lui chi? Non l'aveva ancora detto. Non ha ancora detto il nome, e cioè lui potrebbe essere chiunque altro. Sì. E da lì, comunque, entrando poi nella villa e seduti al Deor, disse siediti là vicino a quella sedia, senza dirmi mai niente. E ancora lei non sa che... No. Beh, neanche la Chiara. Entrati poi da dopo il Deor, lì vedo il presidente Silvio Berlusconi. Allora lo riconosce? Sì, subito. E dice, oddio, sono a casa di Silvio Berlusconi, oppure c'è Silvio Berlusconi. Pensando comunque il nesso che Emilio aveva di amicizia nei confronti dei... A questo punto, siccome lei ha detto che non si ricorda com'era vestita e che non si ricorda nemmeno com'era vestita la Chiara, non si è guardata, ha detto, sono davanti al Presidente del Consiglio, come sono vestita? No, subito, perché...
Il fatto è che quando ho visto il presidente c'erano poi anche tutte quelle ragazze. Certo, ma no, parlando di se stessa, oddio, sì. Sono davanti al presidente del Consiglio, che cosa ho indosso? Non se l'è posta, questo non le è venuto in mente. No. No, non si ricorda neanche le scarpe che aveva. Credo dei tacchi che cambiai, che portai a Miss Italia. Guarda, tacchi alti. Non sì. Si ricorda nemmeno se aveva i pantaloni, la gonna, nemmeno... Non mi ricordo nulla perché ogni giorno... Lei ricorda come erano vestite quasi tutte, in sì, realtà. Sì, sì. E guardavo. Non ricorda come era vestita lei e come era vestita la Chiara Dainese. Perché erano di fronte a me, guardavo tutto il tempo loro. Ma anche lei di fronte a se stessa e con la Chiara... Ha risposto, avvocato. Sì? Non mi ricordo. No, tentavo di sollecitare una risposta un po' meno reticente. Va bene. Poi un'altra cosa che non ho capito. Lei ha detto che si sono baciati con queste ragazze in piedi nel questo salotto appena, con la lingua. Appena arrivati, sì. Con la lingua. Ha visto le lingue che entravano nelle labbra, sì, nella sì, bocca sì. Di tutte? Di quante? Credo due o tre ragazze. Due o tre. Quanto è durato questo bacio alla francese? Pochi secondi con una ragazza, poi con un'altra, poi con un'altra. Poi così, una, sì, una sì, cosa sì. Furtiva. In piedi. Devo tornare su un argomento, poi ho finito, Presidente, io. L'argomento è questo. Quando va via Salemi, avete già un accordo per il quale vi deve aspettare a un certo punto? No, ho visto solo che ci portava Emilio in un posto in scusi. Macchina con lui. No, scusi. Lì siete arrivati con Daniele, con sì. Daniele Salemi. Poi Daniele Salemi va via. Quando scoprite che dovete vedervi con Daniele Salemi? Dopo, di nuovo? All'uscita, Emilio ci accompagna in un posto e dice che ci sarà Daniele. Ah, quindi non l'ha avvisato? No, Daniele non l'ho sentito. Non, l'ha avvisato Emilio Fede? Su Credo quanto, di sì, sì, sì. E quindi benissimo, dice, ci vediamo. Senta. Lei ha detto ripetutamente, io volevo tentare di sforzare la sua memoria, che di questa serata, che secondo la sua memoria, sua e della sua amica, l'ha sconvolta, anche per le ragioni ricordate, non parla con Daniele Salemi, che pure è suo amico, sì. Al quale ha raccontato tutta la vicenda che la legava alla persona non giovane che l'aveva per mesi tenuta in qualche pressione psicologica e fisica. Allora, Daniele Salemi conosceva la storia di Gino e quindi una storia piuttosto pesante per la sua personalità. E ci chiediamo scusa. E di quella serata, che pure l'ha sconvolta, non dice nulla a Daniele Salemi? No, perché l'altra vicenda comunque lo riguardava. Non, lei, scusi, può far rispondere la testimone? Sì, ha ragione perché anche lei. Sì, il però... tribunale non ha sentito, sì. Si può spiegarci? La vicenda che riguardava comunque Gino lo riguardava, perché alla fine era lui che aveva fatto conoscere questa persona e quindi non ho mai voluto parlare sapendo che comunque lui voleva cercare di arrivare a diventare famoso, eccetera, eccetera, questa vicenda. Volevo facesse qualche casino, volevo rimanere comunque, continuare la mia vita e basta. Gliel'ha già chiesto l'avvocato Ghedini, ma scusi, non è normale trovarsi di fronte al Presidente del Consiglio e poi anche in situazioni che le hanno resa in qualche maniera molto perplessa. Lei è un suo amico da anni, è il suo agente, e monta in macchina e non gli dice neanche guarda che siamo stati che c'era il Presidente del Consiglio? Io avevo paura. No. Aveva paura di dire a Salemi guarda che in quella casa ad Arcore c'era il Presidente del Consiglio? Dica, se aveva paura? Sì. Aveva paura. E quindi quando è che Salemi viene a sapere che lei è stata a casa col Presidente del Consiglio? Ho già risposto più volte. Non lo so. Non lo so, è tutto perché io non ho più forze. Sì, scusa, un'ultima cosa. È questa la memoria che avete depositato, signorina? Scusi, può dire per il tribunale cosa sta mostrando? Perché prima si mostra al tribunale.
Non è mia abitudine dimostrare ai testimoni cosa diversa da quella che sto dicendo, ovviamente. Quindi, personalmente, ma se vuole... bisogna darne atto verbale, sì, avvocato Ghedini. Sì, ma diamo atto verbale. È del tutto normale mostrare al tribunale, di modo che il tribunale possa prendere conoscenza normale, di quello è, che sta previsto, mostrando al testimone, previsto, per poterne dare atto. Se lei ritiene, sì, ma non è previsto nel codice, sarà una prassi di questo tribunale, perché io ho una denuncia che è agli, una memoria che è agli atti, che c'è una firma dalla signora Ambra Battidana, quindi voi la conoscete, ce l'avete, e quindi io ho semplicemente domandato la memoria di cui abbiamo molto parlato, perché ne abbiamo parlato molto, anche se io per una volta l'ho erroneamente indicata come denuncia, è questa, e quindi evidentemente mi riferisco all'unica memoria che c'è presente in atti, che è datata 4 aprile 2011, che noi abbiamo avuto in copia dalla Procura della Repubblica. Questa è. Vuole vedere, la facciamo vedere, questa è sottolineata da me, cioè, questa qui. È diversa, non so se è diversa da quella che ha lei, è uguale. Prego, avvocato. Però vorrei riaverla perché è l'unica copia che ho. Grazie. Allora, si dà atto che viene mostrata alla testimone un documento intitolato Memoria, datato 4 aprile 2011, Torino, che riporta il timbro della Procura del 4 aprile del 2011, con allegato Ambra trattino Chiara, io volevo fargli vedere solo la prima pagina. Volevo fargli vedere solo la prima pagina comunque. Prego. Grazie. Bene, dopo questa verifica che l'atto sia effettivamente quello da parte del Tribunale, vuole dare uno sguardo, mi basta solo la prima pagina, basta sapere se è questa quella che avete depositato. Scorra pure il documento come ritiene, anche la seconda, la terza e la quarta, ci mancherebbe. Sì, forse grazie. Sì, la mia firma. Sì, sì, semplicemente sapere, grazie. Ecco, l'avete depositata voi? Sì, eravamo con l'avvocato, sì. Eravate insieme? Sì, sì. Comunque eravate con l'avvocato Bugnano, quindi? Sì, sì. Benissimo, benissimo. Senta, lei ha già detto all'avvocato Longo di non aver mandato una lettera all'onorevole Berlusconi? No. No. Ecco, gli ha mandato per caso una foto? No. No? Benissimo, grazie. Prego. Grazie. Allora, voglio fare una valutazione su questa ultima domanda, però la farò alla fine. Più che una valutazione, una richiesta, perché la faccio subito. La difesa introduce un tema, se c'è un documento fa. Forse sarebbe bene mettercelo nella disponibilità. Quando noi abbiamo fatto l'attività integrativa di indagine ve l'abbiamo data per consentirvi una discovery. No, perché questo mi consentiva poi di fare il riesame, eventualmente la risentiremo, va bene. Allora, signora Ambra, una cosa, signora... Siccome il pubblico commissario è sempre molto, molto cortese, quindi per titolo di cortesia... Ma firmo. No, ma certo... Noi riteniamo che ci saranno delle indicazioni in tal senso, pur non essendo noi attualmente nella disponibilità di quel documento, che altrimenti le avremmo messo a disposizione vista anche la cortesia che lei ci ha sempre usato. E questo è già un chiarimento importante di cui prendo atto, la ringrazio. Allora, Ambra, la sua querela vede la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Alba. Lei ha fatto la richiesta di avviso ex 408, vuol dire che il suo difensore pugliese, di cui non ci ha detto il nome, aveva fatto richiesta alla Procura di essere avvertito. Nella richiesta di archiviazione, per quanto trattasi di due reati procedibili d'ufficio in astratto, si dà atto che lei non si sarebbe presentata, nonostante convocata, alla Procura della Repubblica di Alba. C'è un motivo per cui lei non è andata, sì.
se questo è il fatto. Non... Cioè lei sa di essere stata citata dalla procura? Ho ricevuto una chiamata 3 mesi fa a cui non ho dato retta, perché comunque lavoro in una città diversa da quella di Torino e non volevo lasciare il lavoro e muovermi per una cosa che non volevo più coltivare. Sì. A prescindere dal fatto che lei avrebbe potuto essere accompagnata coattivamente e via dicendo, trattandosi fra l'altro di reati procedibili d'ufficio, ma lasciamo stare, ma lei è stata convocata più volte, a quanto pare di capire, da questo atto. Lei tutte le volte ha ritenuto di non corrispondere a questa richiesta. Sì, perché non sapevo cosa c'era. Non sapeva? Non sapevo cosa dovevo fare, perché quell'avvocato non c'era più e poi non sapevo cosa c'era scritto. Senta, Daniele Salemi viene mandato via da Fede. No, sto finendo. Poi ci sarà il tribunale, sono le domande più importanti, però eventualmente, naturalmente. Però le volevo fare pochissime domande. Ma Salemi, a prescindere dal fatto che sapesse che quella era la casa o meno di Berlusconi, vi dette qualche indicazione sui comportamenti, anche magari in termini... Mi dette qualche indicazione sui comportamenti? No, mi disse solo, è una sorpresa, parla con Emilio del CD, parla di questa cosa qua delle meteorine di Miss Italia, fatti dare dei consigli. E le disse mai di dichiarare una determinata età invece che un'altra? No. No. Il discorso dell'età è mai entrato nelle analisi, nei discorsi fatti con Salemi? No. No. Lei ha avuto la percezione, non la sensazione, che Salemi volesse mettere in difficoltà Berlusconi attraverso di voi? No, voleva un aiuto per il CD. Senta, un'altra cosa, l'avvocato Ghedini, c'era un sottinteso nella domanda che le ha posto con delicatezza, cioè dice, lei ha avuto una relazione con un signore anziano, aveva 70 anni, non 50. Il sottinteso, io glielo esplicito in maniera un pochino più brutale, della domanda era: come mai, se lei ha avuto una relazione con un signore, una relazione dei contatti con un signore di 70 anni, poi si frena di fronte a un uomo poco più grande? Credo che fosse questo il senso. Io glielo esplicito perché mi pare necessario approfondire questo discorso. C'è una differenza, qualcosa che ha pesato quella sera nel suo comportamento? Per quella sera intendo la sera d'Arcora. Ha capito, signore, il ragionamento che le viene fatto, no? Il ragionamento è: lei aveva avuto una relazione, dei contatti sessuali intimi con un uomo di 70 anni. Per quale ragione poi la inibisce? 50, ha detto. No, 50, però la data anagrafica è 70. Io ho esplicitato la data. 50. Sì, lei ha detto 50, cioè quello che le ha detto questo signore. Sembrerebbe che invece ne abbia 70 dall'iscrizione. Allora, le domando, che cosa, visto che Berlusconi è poco più grande di un settantenne, qual è la differenza? Ha giocato qualcosa quella sera? Io vedevo comunque che delle ragazze piaceva fare così. Sì. Signora, ha capito il senso della domanda? Che era sottile, per la verità. Dice, io quella sera ho provato una sorta di disgusto ad avere dei contatti con un uomo. Non ha detto questo. No, Presidente, mi scusi. Allora glielo facciamo spiegare a lei. Prego. Vedevo che queste ragazze erano consenzienti, nel senso che piaceva fare quelle cose lì, le vogliavano loro stesse farle. E io l'esperienza che ho vissuto era diversa, nel senso che non ero io quella che voleva fare determinate cose. Basta. Chiedo scusa se ho posto male la domanda. Perfetto, grazie. Possiamo liberare la testa? Abbiamo terminato? Sì, grazie. Arrivederci. Grazie, abbiamo finito. Può andare. Perché non si è presentata? Posso parlare io? Nel senso, la cliente no, era stata... No, lo dica direttamente lei. C'è stato uno sbaglio di date, quindi non ero stata avvisata. No, scusi, lei è venuta davanti al tribunale.
Sì. Le abbiamo detto precisamente la data in cui avrebbe dovuto tornare, quindi non c'è stato nessun errore, perché le abbiamo anche detto che se lo doveva appuntare. Io sono venuta il 15 di luglio, mi sono presentata, e il 18 però non ho avuto la, non ho capito il motivo, non sapevo che dovevo andare. Che all'udienza dell'11 maggio, avvocato Francioso, sostituto processuale, avvocato Bugnano per la signora Battilana Ambra, volevo solo far presente che all'udienza dell'11 maggio, nell'altro procedimento, io ho parlato in modo informale con il dottor San Germano, facendo presente che avremmo avuto un problema per l'udienza dell'8 di giugno, perché sarebbe dovuta venire direttamente la signora Battilana accompagnata dall'avvocato Bugnano, e ho comunicato informalmente al dottor San Germano la nostra disponibilità all'udienza del 18 di giugno. Il problema è quindi stato, noi ci eravamo segnati in udienza, la signora è stata avvertita di presentarsi al 18 di giugno e poi purtroppo infatti all'udienza dell'8 di giugno non si è presentata, proprio perché l'avevamo avvertita noi come dell'udienza del 18. Io non ho fatto una richiesta, l'unica cosa che noi non abbiamo fatto una richiesta al dottor San Germano per iscritto. Però assolutamente non era, come dire, decisione della signora Battilano non presentarsi all'udienza dell'8, è stato un problema solo di mancata richiesta. Io ho fatto una richiesta informale all'udienza del 11 maggio. Credo che ci sia stato un fraintendimento. Che gli era sfuggita questa cosa, sì. Per cui non l'ha riferita al tribunale perché gli era passata di mente. Penso di sì, Presidente. Le chiedo scusa, ma penso di sì. Mi era passata di mente. Grazie. Sono andata alla testa al pagamento della somma di 150 euro. Ci vediamo alle 14:30. Alla ripresa non sarà più a porte chiuse. Sì. Scusi Presidente, sono le 14:55, adesso visto che abbiamo un attimo, non possiamo fare una pausa un po' più decorosa perché siamo veramente tutti molto stanchi, magari fermiamoci qualche minuto in più dopo, ma dateci almeno il tempo di fare due telefonate. Fino alle 15:45. Grazie Presidente. Oh, grazie.